benvenute e benvenuti. Intanto voglio ringraziare moltissimo Valerio Binasco, Giuliana De Sio, gli attori. Si sente, sì? Sì, abbastanza. Gli attori della compagnia che ci offrono questa occasione di chiacchierare insieme a loro, discutere, anche se il tempo che abbiamo a disposizione è un po' poco, ma insomma chiacchieriamo un po' dello spettacolo che ha debuttato 2 sere fa al Teatro Carignano, Cose che so essere vere, che ha anche inaugurato la stagione del Teatro Stabile, come sapete. È un lavoro che parte da un testo che in effetti conosciamo poco in Italia, forse Valerio l'ha scelto anche perché è australiano, adesso questo non lo so, se l'ha scelto anche per questo motivo, perché Valerio ha una consuetudine con l'Australia che forse l'ha portato a una dimestichezza con questo testo. È comunque un testo che parla delle vicende di una famiglia, i protagonisti sono Giuliana De Sio, Fran e Valerio Binasco Bob e dei loro 4 figli, le vicende di questa famiglia ci consegnano situazioni emotivamente molto forti, di grande impatto, anche perché sono recitate da loro, che sono bravissimi a restituirci queste situazioni, questi personaggi, e ci mostrano personaggi molto contraddittori. Credo che questo sia uno degli elementi che interessa di più Valerio anche nella scelta del testo, immagino, e il tutto, l'insieme del lavoro ci consegna, diciamo, una casa distrutta, come ha scritto Valerio Binasco nelle note di regia, è un paradiso, una famiglia che è forse un paradiso perduto, ecco. Mi sembra che questo sia una cosa che ha interessato molto Valerio, forse chiederei a lui di partire da qui. Sì, mi sbagliavo quando scrivevo quelle cose lì. L'ho scritta prima, molto prima di iniziare a lavorare sul testo, quando lo leggevo, e pensavo di fare uno spettacolo che fosse appunto rappresentativo di la famiglia come il paradiso perduto, la casa distrutta, la famiglia disfunzionale, come si dice adesso, la famiglia come territorio dal quale stare più alla larga possibile, perché è il luogo, come io spesso dicevo usando le parole di qualcun altro, meno adatto perché fioriscano dei rapporti d'amore. Cioè, per amore si mette su famiglia e poi la famiglia diventa il nemico in qualche modo dei rapporti d'amore, ci si stanca, non ci si capisce, bla 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 bla. E quindi ho detto, scelgo questo testo anche perché mi permette di andare avanti a fare quello che da un po' di tempo facevo, puntavo un po' il dito contro i legami familiari, i legami affettivi in generale. Bowell, questo autore sorprendente secondo me, piano piano mi ha detto, guarda che ti sbagli, questa storia che stiamo raccontando, questa famiglia di cui stiamo parlando, ha un sacco di problemi. Naturalmente per ciascuno di noi che siamo parte di questa famiglia c'è un problema enorme, ci sono delle difficoltà, dei colpi di scena continui che mettono a dura prova la durata dell'amore, ma alla fine c'è tantissimo amore. Cioè, io ho scoperto che stavo raccontando una famiglia con problemi, ma tenuta insieme da una quantità di amore che non è stato poi mai scalfito dal trascorrere del tempo e dalla gravità degli eventi che si presentano. Quindi poco alla volta ho detto, no, io sto facendo qualche cosa che fa venire forse voglia a qualcuno, dopo aver visto lo spettacolo, essersi fatto 4 risate nella prima parte e aver versato qualche lacrima nella seconda parte, forse di recuperare un po' di rapporto con i propri familiari, perché quando si parla di rapporti, di famiglia, di amore, ci dimentichiamo sempre che l'invitato principale alla festa dei sentimenti è un invitato ingombrante, si chiama il tempo. Bowell, come altri autori che mi hanno un po' ossessionato nel corso della mia opera di regia di attore, Foss per esempio, è ossessionato dall'idea del tempo, il tempo che inesorabilmente arriva, corrode, erode, prende spazio, ti toglie di torno delle persone che erano sempre state al tuo fianco,
non ti dà modo di far sì che le persone che cambiano, tu hai la capacità di seguirle nei loro cambiamenti. Il tempo è molto crudele, l'unico nemico, l'unica arma che abbiamo per sopportare la ferocia di questo invitato alla festa della famiglia è l'amore. Quando c'è, quando non c'è non si può far finta, quando non c'è non c'è. Ma c'è in tante forme, poi parleranno tutti loro, ognuno dirà la sua se vorrà su questo argomento. E quindi ecco che mi sono trovato, senza averlo mai nemmeno immaginato, a fare quella che è forse una vera e propria commedia d'amore, nonostante non sembri a una prima lettura. Credo che molti fra coloro che sono in sala non hanno ancora visto lo spettacolo, quindi cerchiamo anche di stimolarvi. Questo è senz'altro un lavoro molto corale, yes. Molto corale. È come d'altra parte un po' sempre il lavoro di Binasco punta in ogni caso a far lavorare gli attori in modo evidentemente corale. In questo lavoro corale però c'è senz'altro la protagonista, i due protagonisti, ma la protagonista vera e direi Giuliana De Sio, cioè Fran, che ci porta un personaggio, adesso mi piacerebbe che lei ci dicesse, ma un personaggio che grazie alla sua recitazione, perché sulla pagina sta scritto in un modo, ma poi è lei che ce la porta, e il modo suo è un modo molto interessante, un personaggio che ha delle durezze, anche una donna molto forte, che con energia è padronanza, diciamo, apparentemente controlla la famiglia, un po' realmente, un po' solo apparentemente, che però ci mostra anche un aspetto fragile, molto contraddittorio in fin dei conti. E, ecco, se hai voglia di... Sì, la parola contraddizione è sicuramente una delle protagoniste del carattere di questo personaggio. Si può dire, si possono dire tante cose di questo personaggio, l'ha detto anche lui in qualche intervista, dice forse Giuliana De Sio era la persona, l'ultima attrice che poteva venire in mente per interpretare un ruolo di mamma chioccia, controllante, accudente, rassicurante in parte in effetti, insomma in realtà non sono proprio le cose che io evoco, io le mamme che ho fatto sono quasi tutte infanticine, diciamo che oppure erano come la mamma di, non so se qualcuno ha visto l'anno scorso Osage County, era una mamma mostro, per cui insomma diciamo che nel ruolo di mamma ho anche fatto delle madri normali, adesso sto esagerando, però qui è veramente una celebrazione del materno secondo me. E siccome il materno io non ho mai esperito nella mia vita, perché non sono mamma, non per scelta, vado a una serie di disavventure, non sono mamma, mi preoccupavo di come questa celebrazione potesse essere al centro di questa celebrazione del materno, perché nel bene e nel male l'eroina, poi adesso non diciamo niente del perché, però insomma, alla fine è un'eroina, è l'eroina della storia, un'eroina piena di difetti, un'eroina che non è né negativa né positiva, un'eroina che dice cose anche politicamente scorrette. Ci sono delle scene in cui potrebbe risultare addirittura sgradevole quello che lei dice. Credo che questo non sia successo perché io mi sono messa veramente dalla sua parte, anche quando diceva cose molto violente su temi che in questo momento sono molto scottanti e che potrebbero irritare alcuni ben pensanti, le dicevo con un tale sentimento, con una tale dolore interno che probabilmente sono passati per via di questo sentimento che ho fatto passare io. È un'eroina della resistenza anche perché tenere duro, cioè forse questo lavoro vuole incitare qualcuno a tenere duro nei rapporti familiari, cioè a non buttare l'acqua con tutto il bambino, come si dice, no? Quando in realtà forse sotto ci sono dei sentimenti che sfidano il tempo, sfidano le intemperie, sfidano altri amori che possono sovrapporsi, altre disavventure di ogni genere. Però poi sono amori che, come citiamo anche Antonello Venditti, che fanno un giro immenso e poi magari ritornano. Per cui forse questo lavoro ci dice anche, ma se tenessimo un po' più duro all'interno delle nostre famiglie, io non ce l'ho la famiglia, quindi non ho questo problema, però chi ce l'ha? Io non mi sono posta il problema, non me la sono proprio fatta la famiglia, però insomma, invece le famiglie sono milioni nel mondo e sempre l'istituzione
posizione cardine del nostro assetto interplanetario, e quindi direi che lei è una resiliente, perché nonostante tutto quello che avviene, che noi non vi possiamo dire perché non avete visto lo spettacolo, nonostante le botte un verso l'altro, io non so se questo finale di questo spettacolo è un finale aperto, chiuso, a tratti chiuso, a tratti anche un po' aperto, però è un finale che strizza l'occhio a una certa speranza, per poi avere un attimo di disperazione e per poi riaccendersi di nuovo forse in una piccola cenno di speranza. È come la vita, nel senso che si rischia. Dentro una famiglia si rischia, e chi è più bravo a mantenere, ad avere i valori più forti, forse quello che magari raccoglie i frutti migliori. Non so cosa sto dicendo. Dici delle cose meravigliose. Ti nomino un portavoce della famiglia. La famiglia. Detto questo, io non mi sono sposata, non ho fatto niente, non ho fatto figli, non ho fatto niente di niente, per cui sono l'ultima persona al mondo che può dire. Io parlo, sto scavando dentro la storia che sto abitando in questo momento. Ma scusa, allora quando facevi l'infanticida avevi ucciso dei ragazzi? No, appunto, assolutamente no. Infatti sono contenta che sei riuscita, però mi veniva più facile. Cioè, non lo so perché, forse perché è più facile fare i personaggi estremi, è chiaro, questo è un personaggio, noi ce lo siamo detti quando ci siamo visti la prima volta, sì. Ma come facciamo noi che abbiamo 12.000 vite, perché ognuno di noi ha avuto 12.000 vite, sia come attore che come persona, abbiamo vissuto tante cose, perché se siamo persone che hanno vissuto... Io non mi rivelerò nulla, ma con mezz'ora, io sono andato a conoscere personalmente e intensamente, abbiamo parlato per 48 ore, con mezz'ora della vita della De Sio, se ne fanno 6 di ciascuno. No, è vero. Una sopravvissuta a tante cose. Quindi gli estremi ti vengono bene. Gli estremi vengono bene. Questo personaggio che all'inizio sulla carta, come dice lui, in effetti è schizzato fuori dalla carta, ma sulla carta, anch'io avevo detto, non riuscivo a capire, che donna è? Una donna... Ok, una donna normale, che sogna questa donna? Sogna di avere una famiglia, la vorrebbe perfetta, questo è un po' già estremo, la vorrebbe perfetta, la vorrebbe come una specie di paradiso terrestre, la vorrebbe come il luogo in assoluto di accoglienza, il luogo in assoluto di amore, di protezione. Naturalmente la storia ci racconta che non è così, come ha scritto lui in una bellissima nota di regia, dice quanto più si aspira alla felicità e alla perfezione, tanto più si finisce per cadere nell'infelicità più nera. Ed è un po' quello che succede alla nostra protagonista, che però ogni tanto si rialza, poi vedrete se si rialza, ognuno di voi potrà raccontarsela a suo modo. Gli altri quattro attori sono i quattro figli, ciascuno dei quali non sono, reciteranno, che appunto non è che c'è questa identificazione per forza tra attore e personaggio, reciteranno uno dei quattro figli. E le loro vicende sono ciascuna particolare e anch'essa contraddittoria. Rosy, per esempio, adesso vi chiedo di intervenire Giordana Faggiano, fra l'altro, oltre a recitare appunto Rosy, che è la più giovane, se non ho capito, è la più giovane e, come dire, la figlia che mostra, come dire, un elemento di affetto più esplicito, più manifesto, più espanso, ha un compito come attrice difficilissimo. perché lei apre, adesso non dico tutto, perché insomma apre lo spettacolo con un monologo. Sì, comunque, diciamo, è un compito, e lo chiude, fra l'altro, poi anche. Ma l'apertura è forte, e lo regge benissimo, devo dire, proprio benissimo, una bravissima attrice che è venuta su con la scuola di Valerio, che è una scuola tosta, diciamo, si vede. E quindi, ecco, se vuoi dirci anche tu qualcosa. Io, buonasera a tutti intanto, io ho avuto molta difficoltà a fare questo ruolo, non l'ho capito 2 sere fa, veramente, ho iniziato a capirlo quando abbiamo fatto un cambio di outfit di questo personaggio, che nell'immaginario di Valerio era diverso, e poi quando è arrivato a me e quando ad un certo punto io non sapevo manco più chi fosse questo personaggio, ho detto partiamo da come è vestita, e diciamo che il cambio di outfit
ha aiutato tantissimo. Scusa, ma io che sono... Tu non lo sai come era vestita prima. Ah, boh, cioè vuol dire che... Ok, Rosy è... Io non so cosa dire outfit. Outfit. Stavo per dire, guardate, devi dire vesti di outfit. La, il cambio, l'outfit, la come si dice, lo stile, non lo so. Scusate, stavo su una marca. Questi termini inglesi che sono venuti a invaderci. Posso dire? Costume, si chiama costume. Sì, un cambio di costume. Un cambio di costume. Rosy è un personaggio. Forse non so, questa cosa secondo te ha senso dirla? Sì. Ok. Rosy era un personaggio, da come è scritto, un personaggio molto tenero. E i costumi che avevano pensato per questo personaggio erano dei costumi teneri, molto teneri, di una ragazzina di 19 anni, spersa, che non sa dov'è, non sa, come dice Buell, chi e che cosa vuole ancora diventare. E nell'avere i costumi teneri e nel fare un personaggio tenero, ad un certo punto non capivo più niente. E poi mi è venuta in mente la classica frase di Valerio Binasco che dice 1 + 1 = 2, ma noi dobbiamo fare 3. E quindi ho detto, ma se io mi vesto e ho un costume tenero, faccio 2. Invece questo personaggio ha bisogno di fare 3. E quindi siamo andati su un estremo, un contrasto. Abbiamo lavorato col contrasto. E da quando abbiamo lavorato col contrasto, finalmente sono riuscita a capire chi è Rosy. Uno dice, ma basta un costume? Sì, per gli attori molto spesso sì, basta un costume, basta una borsello, basta un pantalone, e risolvo, basta un paio di scarpe, basta un capello alzato e cambia tutto l'immaginario dell'attore. Quindi questo è quello che vi dico di Rosy, che ancora sto cercando di capire, ma che finalmente ho iniziato a vedere un po' di luce. Invece volevo dire un'altra cosa, e poi basta, rispetto alla famiglia. È vero che questo è un testo che parla di famiglia, però per me famiglia non è la famiglia padre, madre, figli, perché sennò diventa tutto riduttivo. Per me famiglia è un nucleo di persone che si vogliono bene, che condividono qualcosa. E quindi Fran è una madre, Bob è un padre, loro sono fratelli, ma in realtà per me siamo esseri umani che condividono qualcosa. E quindi, a prescindere dal fatto che questo testo racconti una storia di una famiglia, per me racconta la storia di rapporti, racconta una scoperta, racconta la riscoperta, cose che so essere vere, di rapporti umani che si possono trovare all'interno di una famiglia, ma anche all'interno della famiglia che noi ci scegliamo. Per me in questo momento noi siamo una famiglia. Stefania, Giuliana, Valerio, Fabrizio, Giovanni, siamo una famiglia, e non perché la raccontiamo in scena, ma perché stiamo lavorando allo stesso progetto e facciamo parte dello stesso nucleo. E quindi questo testo per me racconta di una riscoperta di alcuni rapporti, e non c'è necessità di sentire o di dover di entrare in scena dicendo raccontiamo una famiglia. Per me non raccontiamo una famiglia, per me raccontiamo dei rapporti che si riscoprono. Infatti durante un'intervista di sempre della Rai mi hanno detto scegli una parola, scegli il tema di questo spettacolo, e io cosa ho detto? Scoperta. Per me è scoperta, e quindi non è famiglia, è scoperta. Le compagnie teatrali nella tradizione italiana si chiamavano famiglie comiche. Famiglie comiche. Perché la vita delle compagnie teatrali, ormai non è più così, ma era quella di famiglie. In qualche caso erano famiglie in senso stretto, cioè stavano proprio padre, madre, figli d'arte, eccetera. Però in generale, in ogni caso, c'era l'idea di una famiglia, anche perché viveva sempre insieme, eccetera. Però Giordana mi ha dato lo spunto per fare questa osservazione. Lei ha usato il termine di famiglia, un'accezione allargata, ha detto la famiglia. Ecco, in effetti da spettatore io sono forse un po', diciamo così, sono prevenuto positivamente nei confronti di ciò che Valerio Binasco fa in teatro, senz'altro, ma comunque loro, tutti loro in scena sono attori molto molto presenti, cioè il loro gesto è un gesto del presente, vissuto nel presente, e hanno una relazione fra di loro estremamente autentica e viva, che a teatro comunque non è assolutamente così frequente incontrare.
E è un lavoro di concerto, allora, appunto, ci sono senz'altro figure loro che emergono di più, ma è un lavoro molto concertato. E quindi mi hai dato lo spunto, no? Tu volevi senz'altro dire un'altra cosa, ma da spettatore si coglie un elemento di concerto che non è quello del tema del lavoro, che è la famiglia, appunto, ma c'è un elemento di compagnia di attori che si stanno divertendo, anche l'impressione è questa, che loro anche si divertano recitando, si percepisce. Giovanni Drago recita Mark, che poi diventa Mia, almeno questo devo dirlo, no? Non devo dirlo? No, prima di essere ucciso dal padre, sì, sul finale, sì, io uccido un personaggio. È un personaggio, fra l'altro, molto legato, particolarmente legato a Rosy. Ecco, se vuoi intervenire su questo o su quello che stavamo dicendo. Beh, però se non può dire niente, poverino. È vero. Ero divertito, volevo vedere come se la cavava. Infatti stai esitando. Sì, cioè, mi hai colto di sorpresa perché stavo già pensando cosa deve fare. Non è così che doveva andare. In generale il nostro lavoro. No, ecco, diciamo questo, cioè se Giordana nell'intervista Rai alla richiesta parola per definire il tema ha detto scoperta, io ho scelto Metamorfosi perché rispetto al titolo, che poi di fatto è il tema fondamentale, cioè le cose che so essere vere, che possono essere una scoperta ma anche un punto di partenza, di identità, diciamo che Mark è quello che in modo, con un gesto molto piuttosto forte, decide di sganciarsi da quello che è un'identità comune di famiglia e di futuro che di solito ci si aspetta dai figli, insomma, e fa una scelta piuttosto forte che lo porta lontano e anzi rispetto al rapporto molto forte che ha con Rosy la incita proprio a trovare la sua strada. Ecco, diciamo che personalmente durante le prime prove per cercare di affrontare questo tema in modo trasversale, mi ricordo che uno dei primi suggerimenti che Valerio mi è stato dato, tu immaginati i primi cristiani che andavano dalle proprie famiglie a dire ho incontrato un signore, vi voglio benissimo però devo andare via, quindi diciamo quello che su cui cerco di lavorare, questa sorta di contrasto sempre, perché uno più uno faccia tre, tra l'amore di partenza che si ha nei confronti della famiglia e la strada che si vuole imboccare. A proposito invece del concertato che dicevi prima, quello di cui mi sto rendendo conto in questi giorni è che normalmente, visto che è un testo costruito anche a quadri, diciamo che poi sono i vari capitoli sui figli, la cosa che ho sentito nei giorni scorsi che molto spesso si è preoccupati della propria scena, delle proprie scene, ma qui invece la riuscita, credo, dello spettacolo sta nella misura in cui uno si inserisce all'interno di tutto e non si concentra soltanto su quello che deve fare. Proprio sì, come un po' nel deve essere sempre così, però particolarmente. Sì, ma però è anche, mi sembra che sia anche un tratto, diciamo, punto distintivo, comunque costante nel lavoro di Valerio, in cui quello che si va a vedere è un lavoro d'attore. Poi c'è ovviamente tutto il resto, per esempio in questo spettacolo c'è una scelta sulla scenografia particolare, interessante, che aiuta, corrobora il tutto, ma tutto è funzionale a far emergere loro, non nel senso del narcisismo dell'attore che non ci interessa, ma emerge la possibilità per ciascuno di loro di esprimere il proprio personaggio, la propria recitazione. Non è detto che ciascuno di loro coincida, come diceva Giuliana, sì, coincida col personaggio. Gli attori fingono, lavorano sulla finzione, quindi ci interessano per il modo particolare in cui lavorano sulla finzione. Stefania Medri recita il personaggio di Pip, se non ricordo male, è una delle, ovviamente, una delle figlie, una delle sorelle. E come? Sono certo. No, qui tu fai. Sì, sì. Allora, Pip è la, diciamo, la primogenita, quindi la figlia più grande, ed è
in qualche modo, tanto non dico niente che non viene proprio svelato all'inizio dello spettacolo, è diciamo la figlia che forse ha apparentemente preso più la strada che vogliono i genitori, no? per i propri figli, quindi si è sposata anche abbastanza giovane, insomma, perché comunque ha 34 anni da testo e comunque parla già di avere due bambine piccole, di cui insomma, non si dice l'età, però insomma io ho pensato tipo 5-6 anni insomma all'incirca, quindi mi pare si è sposata anche abbastanza presto, ha preso questa decisione anche un po' chissà, forse perché era convinta o forse un po' perché è stata anche forse un po' spinta da questa tradizione familiare, insomma sta di fatto che lei poi mi sembra, no, che questo personaggio si interroghi tantissimo su una sorta di violenza continua della madre su di lei, magari rispetto più verso, insomma, rispetto agli altri suoi fratelli, un po' in quanto primogenita, un po' in quanto, penso anche un po' alla mia famiglia, un po' in quanto femmina con la madre, perché col padre ha tutto un altro tipo di rapporto, c'è questa guerra continua tra di loro e poi lei insomma racconta di eventi particolarmente traumatizzanti, proprio lei non si spiega, lei si passa, secondo me, molta della sua infanzia a cercare di capire come mai la madre è così violenta nei suoi confronti e poi ripensa appunto a questa cosa che l'ha traumatizzata, che ha visto fare da sua madre e probabilmente si rende conto di essere proprio nel momento di vita in cui si è trovata sua madre anni prima, insomma, quindi non ho tanto da dire, nel senso che è un personaggio che anche io sto scoprendo, non è che non ho nessuna verità in tasca, è molto lontano da me, ma anche molto vicino in realtà, penso che si nutrano molto a vicenda, la sto scoprendo molto, devo dire, da quando abbiamo debuttato, e frutto anche sempre del discorso che hai iniziato tu sul fatto di questa famiglia, anche della compagnia che fa famiglia. Io, a parte Giuliana, non avevo mai lavorato con nessuno di noi e quindi secondo me ognuno di noi sta interagendo, cioè diciamo che la Pip che magari è nascosta dentro Stefania attrice sta cercando di intercettare il Ben che c'è dentro l'attore Fabrizio. A proposito di famiglia, i propri nomi, è il fratello che lei odia. E quindi insomma ogni volta scopri qualcosa, perché poi sono personaggi tanto sfaccettati, quindi non mi viene da etichettarle niente, se non che è una donna che ha un gran casino in testa, come anche Stefania attrice, ed è bello che. E poi si scoprono sempre tante cose, e poi è vero che c'è tanto amore in questo testo, tantissimo, quello. E niente, vabbè, poi posso dire delle cose anche no, troppo sentimentali, quindi basta. Diciamo che un gran casino in testa ce l'hanno tutti questi personaggi, gli attori, non mi permetto, ma i personaggi senz'altro, diciamo una cosa. Comunque è un testo molto sentimentale, cioè, ed è strano in epoca in cui insomma, il teatro o veleggia sui grandi classici oppure su un tipo di drammaturgia molto dura, molto, questo è duro, ma è anche in certi momenti quasi sentimentale, quasi in maniera imbarazzante. Sì, sì. Per cui, però gente piange, eh? Sì, esatto. È un testo che porta in alcuni momenti a un impatto emotivo forte, tra l'altro è giocato anche su una corda comica che serve e poi aiuta a avvicinarsi alla complessità, come c'è in questo caso, con una leggerezza, ma molto interessante. E Stefania, giusto, diceva che sta conoscendo il suo personaggio, no? Dice qualcosa del genere. Mi ha fatto venire in mente un'altra osservazione che vi giro in forma di domanda, di osservazione, che in generale gli attori, i personaggi, non è che li costruiscono, no? Come diceva Peter Brook, non è che si costruisce il personaggio, ma si fa su un muro e poi si porta nelle repliche.
e lui lo diceva un po' polemicamente con Stanislavski, ma a parte questo, non si costruisce il personaggio, ma il personaggio è una cosa che man mano si affina, si modifica. Anche in questo si percepisce che loro sono attori che lavorano autenticamente, cioè si capisce che c'è un lavoro di avvicinamento al personaggio, mentre io sto prendendo i miei pezzi. Ma i personaggi si definiscono attraverso le dinamiche che hanno tra di loro, è la dinamica che definisce. Se lavori molto fortemente sulla dinamica, ti viene fuori il personaggio, già ti viene fuori un aspetto importantissimo del personaggio. Quindi è chiaro che il lavoro solamente per me è sulle dinamiche. E le dinamiche fra di voi in scena non sono sempre le stesse, no? No, sono tutte, per me sono tutte molto ben definite. Adesso cioè io ho dato un colore a ogni dinamica che ho con uno dei miei figli, quindi io so che questa è la figlia con la quale ho il conflitto maggiore, c'è un odio che viene da lontano, molto motivato. Lei è la figlia più piccola che mi ispira tenerezza e preoccupazione, ma soprattutto tenerezza. Lui è il figlio prediletto, cioè quello proprio che per la quale la mutande, la quale camice, cioè lui farebbe tutto, e fino a anche un sacrificio finale che poi farebbe per questo figlio. E lui è quella nebulosa che si aggira per casa, che non riesce mai ad avere una fidanzata, non si capisce perché. Lei lo guarda, lo osserva, lo controlla, non capisce, e poi alla fine capirà. Però per me le mie dinamiche sono queste, quindi io lui lo osservo da lontano, lo spio, lui lo adoro, quando lo vedo io sorrido, io tutte le volte lui entra in scena, il mio personaggio ti sorride, perché si illumina, e lo faccio proprio. Poi lei, c'è cioè questa grandissima tenerezza che mi ispira, la sua età, la sua anche non sapere ancora che cosa fare della vita, e lei è proprio la guerra. Quindi per me... Le dinamiche tanto sono chiare, e poi c'è tutto il resto, ovviamente. Poi piano piano si lavora anche su altre cose. Sì, è un lavoro di costruzione, anche di decostruzione delle volte, non è soltanto costruzione. Fabrizio Costella è stato chiamato un figlio prediletto che ha poi tutti i suoi, anche lui c'ha tutti i suoi casini in testa, e in testa non ha solo i casini, anche altre cose. Ecco, queste dinamiche a cui ci stiamo riferendo, queste relazioni fra di voi, come ce le racconti tu? Allora, buonasera. Io la prima volta che ho letto questo testo, ovviamente guardando, osservando il mio personaggio, ho letto colluttazione con il padre. Lo rileggo, colluttazione con il padre. Ho detto, quindi vuol dire che io, Fabrizio, farò a botte con Valerio, regista? Ho detto sì. Cioè, questo è il sogno di ogni attore, no? Fare a volte col proprio regista. Però poi non si è rivelato così, nel senso che... Le prendo e basta. No, l'unica cosa che mi è venuta da fare durante queste prove, che poi secondo me è anche sbagliato chiamarle prove, noi abbiamo fatto una speleologia cardiaca, cioè siamo andati proprio nel profondo dell'anima, andando a interrogarci su quelli che sono i rapporti della famiglia. Quello che veniva da fare durante le prove era solamente quello di abbracciarsi, veramente, cioè, e c'erano dei momenti improvvisi di commozione. È stato è tuttora un viaggio bellissimo, e darsi questa possibilità, ovviamente grazie a Valerio che ci sta dando questa libertà di stare in scena, questo ci permette di farci attraversare da dei momenti di verità, dove la verità è quella connessione fra il nostro vissuto personale e un vissuto che stanno attraversando i nostri personaggi. E quindi rendersi uno spazio vuoto, no? In qualche modo, per tornare a Brooke, fare uno spazio vuoto dentro di sé e darsi la possibilità di entrare in scena e accogliere quella che è la famiglia, che diciamo ognuno di noi conosce, e che noi attraverso questo testo abbiamo avuto la possibilità di interrogare, andando a mettere in discussione quelli che sono dei ruoli, no? Che cosa significa essere padre, che cosa significa essere figlio, che cosa significa essere figlio in relazione al padre. E quindi almeno parlo per me. Tutto questo mi ha insegnato e mi insegna costantemente molte cose, anche con difficoltà, perché è scomodo. Cioè, voglio dire, è scomodo mettere in discussione quelli che sono i ruoli all'interno di una famiglia,
ed è scomodo accettare l'erosione dei ruoli nel tempo. Questo testo rappresenta la natura, cioè la manifestazione della natura come distruzione e rigenerazione, è un ciclo costante che a volte facciamo molta difficoltà ad accettare, ma che è presente. Forse questa è la bellezza di questo testo. Questo non è un testo epico, non è un testo grande, è un testo che parla di un'epica contemporanea, ovvero delle nostre storie, parla un po' di tutti noi, e forse la bellezza è che ognuno di noi può ritrovarsi e perdersi all'interno di uno di questi personaggi, e noi lo facciamo donandoci pienamente a voi, e la bellezza è quando il pubblico si dona totalmente a noi, facendo questo patto di condivisione fra famiglie, no? Perché il teatro è tutta una famiglia, da chi recita a chi guarda. Voglio dire, non ci sarebbe teatro senza qualcuno che lo guarda, e quindi non ci sarebbe famiglia. Non so, quindi non so quanto abbiamo di tempo a disposizione, ma io chiederei anche se c'è qualcuno fra il pubblico che vuole interloquire con loro, che è sempre una cosa molto utile. Molto, e anche molto gradita a noi attori. Perché... Che generalmente parlano loro, ma se... Prego. Due. Grazie. Io... Prima cosa vorrei ringraziarvi tanto, perché è stato bellissimo, sono stata la prima e veramente mi sono commossa, e soprattutto ho visto una famiglia molto bella, realmente è stato emozionante capire che al di là di tanti problemi, tante cose che succedono, alla fine era incredibile come tutti tornano a casa e come quella casa realmente è come la salvezza per tutti, dove possono essere veramente veri tutti quanti, no? Perché alla fine tu, senza dire niente, lo dici là la prima volta, tu anche prima di parlare con tuo marito, vabbè, tutti quanti. Poi è bellissimo che Valerio, bueno, il tuo personaggio, è così imbranato con le cose nuove, no? Lo sai, questo è bellissimo, però non potete fare un caffè perché, no? E poi te, Milena, veramente, grazie. Qui, guarda, prima fila. Buonasera, io ho visto lo spettacolo ieri sera, non sto a dire nulla. Comunque, io non conosco l'autore, non conosco il testo, però alla fine dello spettacolo, secondo me, traspare una cosa, che qualsiasi persona all'interno della famiglia ha comunque ricevuto qualche cosa dal padre, dalla madre, dai fratelli, dalle sorelle, e da qualsiasi parte vada se lo porta dietro. Io non so se anche questo è nel testo e se anche questo è quello che lei ha voluto trasferire, però questo è quello che io ho sentito, indipendentemente da quello che uno poi farà, andrà a fare, se se ne va, se rimane nella famiglia, comunque si porterà sempre dietro quello che il padre, la madre, i fratelli e le sorelle gli hanno trasmesso. Non so se questo sia anche quello che è stato trasmesso loro, quello che lei intendeva dire. Questo è quello che ho sentito io. Certo, io posso dire di sì, che abbiamo, siamo trovati a raccontare, credo che si sente, a recitare una storia dove sorprendentemente ci sono dei sentimenti molto caldi, molto positivi, indipendentemente da tutte le cose che accadono, che ciascuno di loro, ciascuno di noi si terrà dentro per sempre, e si chiamano in un modo il cui sapore fa presto a diventare patologico, ma in questo caso no, appartenenza. Ed è bello arrendersi a parole come queste, no? Cioè, è bello sapere che da qualche parte ci sono famiglie come queste, anche se io né Giuliana ne sappiamo niente profondamente di che cosa possa essere, però è una storia che
tesse un elogio qualche volta apparentemente persino sdolcinato di un profondo legame. La cosa bella è che non ci dice che un profondo legame amoroso produce, allora siamo una famiglia liricamente, stupidamente sentimentale. No, una vita difficilissima, rapporti tesissimi, però siamo noi e questo lo saranno per sempre, non c'è il minimo dubbio di questo. Qualche domanda? La mia è, non so se sente, sì. Sì, è una vera domanda, adesso non vorrei chiedervi, perché noi vediamo il prodotto finito, ma a me interessa la parte procedurale, diciamo, certo. L'aspetto tecnico, se possibile, non voglio chiedervi di rivelarci l'ingrediente segreto della torta, però mi piacerebbe sapere un pochino di più quanto tempo ci vuole per costruire uno spettacolo come questo, come lavorate, se è un'esperienza diversa da altre che avete fatto, quello che volete dirci. Grazie. Della domanda, potete rispondere voi? Io dico solo che il tempo a disposizione è pochissimo rispetto a quella che è la riuscita magica dell'opera, non solo magica, ovviamente non c'è magia, c'è anche la qualità sua di poter lavorare sotto pressione così. Noi abbiamo impiegato 27 giorni a mettere in piedi questo spettacolo, che è difficilissimo, difficilissimo, perché creare quella naturalezza, quella scioltezza nel movimento su una scena che avete visto, che scena è, cioè, non so, insomma, è uno spettacolo ambizioso che avrebbe, secondo me, avuto bisogno del doppio del tempo. Noi l'abbiamo voluto fare nella metà del tempo e quindi perciò adesso stiamo ancora scoprendo tante cose, perché siamo arrivati a un buon punto di maturazione, appunto da poterlo mostrare al pubblico. Certamente è mostrabile e abbiamo visto che anche piace, però sono sicura che è uno spettacolo che ci ha ancora lavorerà tanto, perché sbagliamo. A me piace così, che si continua a lavorare alla ricerca dello spettacolo. Il tempo esatto è quello che vi ho detto. Il tempo mio, io normalmente tutti gli spettacoli che faccio supplico e chiedo in fase contrattuale almeno 40 giorni di prove, perché secondo me 40 giorni di prove sono un tempo umano per non arrivare proprio anche con la paura, perché ragazzi, cioè, questo lavoro è anche sofferenza, non è solo divertimento, c'è tanta sofferenza, tanta paura di andare in palcoscenico. Qui parlo per me, per carità, non voglio parlare per me, però insomma sono 40 anni che faccio questo lavoro, io sono la regina della paura, io sono terrorizzata di andare in palcoscenico ed è doloroso avere tutto il giorno questo peso sul cuore di questa cosa che devi andare a fare, non sai se la saprai fare, non sai se ti ricorderai la parte, non sai se... E comunque è uno spettacolo, un'ora e 40 senza intervallo, dove tu ti muovi su un filo teso tra due grattacieli di 30 piani, nel senso che se cadi non c'è la rete, per cui la rete potrebbero essere chiaramente i tuoi compagni che ti possono dare una mano, se hai un... Invece noi non vediamo l'ora. E anche il pubblico, come nelle arene, nelle antiche arene antica Roma, anche il pubblico non vede l'ora di vedere il sangue. C'è un dottore in sala? Faccio finta di star male, no? Non mi ricordo più a fare. Sì, sono cose che sono anche a me, non sono venuto, mi hanno raccontato con grande godimento del pubblico, perché continua a raccontare come aneddoto ovviamente per tutta la vita, sempre quella volta andato al teatro, quell'attrice, si è dimenticata la parte caduta, se è fatta male, fa parte anche quello. Io non amo questo genere di, diciamo, gli accadimenti. Ecco. E quindi non so se la risposta è stata esaustiva sul tempo, il tempo è poco, è sempre troppo poco per me. Lui non lo so. Per me no, io penso all'opposto naturalmente, però insomma non si poteva molto contrattare sulla cosa del tempo, e il tempo che avevamo era quello, non c'era modo di fare diversamente. Però io ho una natura diversa, vabbè, sono nature ovviamente, io comprendo benissimo, sono d'accordo con lei tantissimo, perché è una cosa che non si può non comprendere. In realtà io soffro di noia molto forte, cioè è uno dei miei nemici, la noia, la ripetizione, anche la costruzione delle cose. A me un margine di quella corda tesa, no? È chiaro che la patisco anch'io tantissimo, infatti non so, cioè, non è facile da affrontare, però mi eccita, e il tempo dopo un po' mi annoia quando è troppo lungo alle prove, se
c'è un'intensità molto, noi abbiamo avuto delle prove molto intense, questo non c'è dubbio. Quando io sento che poi le cose cominciano a nascere, quando sento che la cosa comincia a esserci, non è che la fisso, dico così. A me il fatto che ciascuno di loro ogni sera in scena scopra cose nuove, proponga cose nuove, noi dalla prima alla seconda abbiamo aggiunto una scena, per dire, no? Studiata al mattino, provata rapidamente al pomeriggio, buttata in scena poco dopo, perché loro avevano bisogno di approfondire qualcosa ed è stato molto bello. Quando io trovo che il testo è leggermente complicato, cioè la prima scena di questo hotel, le primissime scene sono un concertato, e i concertati sono difficili, su questo ragionerei, vanno provati tantissimo per sembrare fluidi, naturali, per sembrare un po', avvicinare molto il teatro a quella naturalezza che siamo abituati a trovare nel cinema, no? Per dire, ed è una delle cose che faccio più volentieri quando posso avvicinare queste due arti. Però cosa ho fatto? Ho detto, la voglio complicare ulteriormente, perché già è difficile fare un concertato da fermi, ma se poi ti metti una scenografia che gira su se stessa, per cui il pubblico non vede mai la stessa inquadratura, e anche noi non sappiamo mai dove sono, no? Era difficilissimo da gestire un concertato che tenesse conto anche del fatto che niente stava fermo, tutto si muoveva. Un po' è concettuale come idea, no? È un po' come dire, anche nelle famiglie, nei rapporti, nulla sta fermo, e questo è un po' il problema, no? Tutto si muove, era una complicazione aggiuntiva, e quando mi veniva detto, ma io qui che cosa devo fare, dove vado? Io dicevo, segui l'istinto, e c'era qualcuno che si incazzava parecchio. Una persona ansiosa, questa è la cosa. È la più brutta che ci sia. Ma io ansia da controllo. E gli ho detto, non ti posso aiutare. Ma ero fucciosissimo che questo sarebbe. Poi, naturalmente, ognuno fa il suo sport, no? Ognuno. Io sono uno sprinter, devo andare velocissimo, dare tutto più veloce che posso. Un po' l'ho imparato qui allo Stabile di Torino. Stabile di Torino, il primo anno che sono venuto, ho fatto 5 settimane di prove, poi sempre meno. No, abbiamo fatto spettacoli in 6 giorni, ti ricordi Giordano? 6, siamo andati in scena in 6 giorni, dicendo agli attori, imparate la memoria. Ho fatto lo spettacolo The Spank con Filippo Dini, 8 giorni, poi ci siamo visti in scena come va. Perché c'era il Covid, ovviamente. 8 giorni, avevate provato prima. Ah, e via Skype. Abbiamo fatto 5-6 prove via Skype, poi ho detto, senti, tu te la impari, io me la imparo, ci vediamo in scena. E abbiamo fatto 8 prove e siamo andati in scena. Però se io soffrissi, naturalmente, delle paure, non lo potrei fare, è chiaro che a me sta roba un po' mi eccita. No, dico, quella roba lì. Anche perché sennò mi stanco dopo un po', soffro facilmente di noia. Però credo anche nell'intensità, perché poi io non è che provo più di 6 ore, io provo 6 ore. Il mio, o dopo la sesta ora dico, non voglio più vedermi, non voglio più saperne niente. Ma sono 6 ore parecchio intense, dove tutti, è bellissimo il nostro clima di lavoro. Ora non è che voglio parlare bene del mio modo, perché poi ognuno crea un modo di lavorare che viene depositato intorno, però il contributo allo spettacolo fatto in diretta, noi abbiamo le luci fatte in diretta, cioè mentre noi provavamo il nostro scenografo e nonché creatore delle luci, le faceva lì per lì, dovevamo anche abituarci, oltre a vedere girare la scenografia, cercare di ricordarsi dove cavolo eravamo, che dovevamo dire, c'era anche boom, 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 boom. No, sembrava la fiera delle luci, perché lui cercava di farle, ma non è che ci mettevamo d'accordo, io volevo che lui fosse creativo e stesse con noi in quel momento, e se la scena in quel momento prendeva una piega, non so, dolce amara, lui doveva seguirci in quel caso lì. Le musiche sono state create sempre continuamente insieme, ma senza che ci fosse uno scambio molto controllante da parte mia. Questo ovviamente crea una sensazione un po' di caos, nella quale io però mi trovo molto bene, vado a casa stanco ma molto appagato dal caos che c'è stato nel corso delle prove. Da un certo punto in poi io ho anche smesso di dare indicazioni sui personaggi, una volta che sono state chiarite, e quello è stato un lavoro fatto bene tutti insieme, delle dinamiche, andiamo, cioè buttati, ti prendo, mi butto, so che mi prendi, so che lui sta seguendo una strada che più o meno è quella giusta, e che, ecco, quella cosa lì è un po' da non sapere bene,
com'è, io credo che renda molto vivi gli spettacoli, molto viva la presenza degli attori in scena in quel momento, per cui abbiamo lavorato in un clima di grande caos, ecco, questo lo posso dire. E io dovevo ho fatto un grande lavoro per non essere troppo assoggettato a dei musi lunghi che ogni tanto intorno a me si aggiravano. No? Tieni duro, mi raccomando, tieni duro e abbi fiducia nel film. Io ho sofferto, ho veramente sofferto tanto, adesso mi sento un po' meglio, perché, ma veramente ho sofferto. E, cioè, delle volte uno si chiede se il gioco vale la candela, no? Anche se quando poi c'è successo, anche quando poi c'è il ritorno. Cioè, la sofferenza esiste, non dico che tutti gli attori soffrono, però quelli che soffrono soffrono. Volevo fare una piccola confessione che ho fatto, che mi hai fatto soffrire, insomma. Però adesso sono. Pure tu. Vabbè, io sono abbastanza contenta adesso. Anch'io. Adesso speriamo che insomma, i signori stasera vuoti di memoria a tutti. Infatti adesso a parlare di queste cose a me non mi è venuta un'ansia. Il camerino mi devo chiudere dentro e mi devo riprendere leggere tutto il copione. È quello che facciamo tutti i giorni. Ma oggi non lo facciamo. Come no? Adesso andiamo lì e facciamo un italiano. Si chiama il concertato, diglielo un po', spiegalo, professore. Concertato. Il concerto lo facciamo. Le prove una volta si facevano sempre così, adesso loro le fanno in questo periodo, cioè il concerto vuol dire che prima di andare in scena gli attori fanno semplicemente il concerto delle entrate e uscite, beccate la battuta, ma senza interpretare il personaggio. Ma siccome c'ho il microfono e mi hai tirato dentro, volevo dire che nel teatro, quello delle famiglie comiche, come sanno chi è in sala e tra gli studenti, le famiglie comiche recitavano un testo diverso ogni sera, ma non nel 600, fino ai primi decenni del Novecento. Attento perché c'è Fonsatti da giù, no. Il prossimo anno fa un testo diverso ogni sera. Cioè, adesso senza far venire l'ansia a Giuliano Desio, che non è proprio il caso, ma compagnie che avevano in repertorio 30-40 testi e che ogni sera sostanzialmente ne recitavano nuovo. Quindi la prova era solo il concerto, non è che esistevano le prove di... Però adesso il teatro si fa in modo diverso e loro ci regalano un teatro che ha questa corda tesa senz'altro, ma che è molto molto appagante per lo spettatore. Non so se volete aggiungere ancora qualcosa. No, volete andare a fare questa prova? Li salutiamo, li ringraziamo molto.